Gentili amici, bentornati a Beriguardo. Oggi vorrei parlarvi brevemente di questi finestroni gotici. Secondo alcuni studiosi sarebbero finti, ovvero sarebbero in stile neogotico, uno stile che si attesta in Italia fra la prima metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Si basa questa teoria sul fatto che quando Sabaddino degli Arienti scrisse la sua descrizione di Beriguardo, non usò termini tecnici parlando di questi finestroni. Allora, prima di tutto Sabaddino era un poeta, quindi non era obbligato a usare termini tecnici, la famosa licenza poetica. In secondo luogo, in questo periodo, 8-900, questa parte qua di Beriguardo erano in realtà magazzini agricoli. Quindi chi è che avrebbe costruito, ricostruito dei finestroni in stile neogotico, decorati con questi marmi di Istria molto costosi, molto ben lavorati, quindi ancora più costosi, per rifinire un fienile? Tanto più che fino a pochi decenni fa, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione, erano ancora chiusi con delle assi. Quindi in realtà uno avrebbe speso un pozzo di soldi per decorare un magazzino per poi chiudere le finestre appena fatte. Assolutamente assurdo. Quindi sono assolutamente originali.